Se non cambiano gli individui, non può cambiare la società. Possiamo partire da questo principio per comprendere lo spirito del protocollo d'intesa fra il Comune di Napoli e l'Ordine degli Psicologi della Campania, siglato oggi nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo. Con questo accordo si garantirà alle vittime di usura, estorsione e criminalità residenti nel Comune di Napoli un supporto psicologico gratuito. I dati che analizzano il peso della criminalità, in particolare sulle attività commerciali ed imprenditoriali, sono semplicemente spaventosi e l'Ordine ritiene che far parlare le vittime di questi fenomeni sia il primo passo. Gli psicologi sono consapevoli della responsabilità sociale, del ruolo che svolgono in questo momento storico e del grave, grandissimo disagio che c'è nella popolazione, soprattutto ovviamente per le vittime di criminalità, di usura e racket. La modalità è online e totalmente riservata e quindi anonima, perché a noi quello che interessa è il benessere del cittadino e la sua salute mentale, e quindi chiaramente ci sta sul sito dell'Ordine degli Psicologi. Già da questa mattina compare una schermata dove accedono i cittadini e in forma anonima possono chiedere, descrivendo il loro problema, possono chiedere questo supporto. Poi provvederà l'ordine a dare delle password, in modo che si metta in contatto con uno psicologo col quale potrà colloquiare in maniera riservata. La cosa a cui pure teniamo a sottolineare è che poi alla fine della conversazione i dati non vengono conservati in nessun modo. Il Comune collabora così con l'Ordine degli Psicologi in una sinergia che è un'alleanza istituzionale e nell'ambito della responsabilità sociale che appartiene alla sua funzione, vuole quindi offrire un momento di ascolto stabile, in particolare a quelle persone che in quanto vittime di reati vedono la propria vita completamente stravolta. Con oggi sigliamo un protocollo perché mettiamo insieme le risorse necessarie per far sì che le vittime di usura, estorsione, criminalità organizzata, ma anche criminalità comune, trovino ascolto, garanzia di anonimato per stare vicine a persone che diventano schiave. Penso soprattutto alle persone vittime di usura in questa città, ma non solo. Quindi credo che sia un momento di vicinanza alle fasce deboli e alle vittime. Non preoccupiamoci solo di recuperare le persone che sbagliano e che fanno reati, ma di stare soprattutto vicino a chi subisce i reati.